E allora si parte, questa è Prato Sant'Angelo. Le formazioni delle squadre che si affrontano, gli ordini del signor Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata, coadiuvato da Luigi Emanuele Amorello di Pesaro, coadiuvato da Alessandro Pascoli di Macerata. Il Prato in maglia bianca presenta Bertini, Nizzoli, Angeli, Colombini, Cecchi e Diallo, Cela, Petronella, Giuffrida, Trovade e Ciccone. Il tecnico Lucio Brando ha in panchina il secondo portiere Fontanelli, poi Aprili, Renzi, Campanel, Del Rosso, Soldani, Bartolini, Quassi e Ibrahima Ba. Il Sant'Angelo invece in maglia appunto rossonera con Ferrara, Meloni e Confalonieri, Bugno, Spraviero e Gomez, Gobbi, Cosentino, Zazzi, Perego e Arpini. Allenatore Roberto Gatti, in panchina il secondo portiere Maccherini, poi Baggi, Sia, Ecuban, Silla, Pesenti, Gungua, Benedetti e De Carli. Una partita che vede il Prato proporsi con due novità dal primo minuto, vale a dire l'esordio di Giuseppe Giuffrida nella zona centrale del campo e il ritorno in difesa di Colombini dopo due turni di squalifica. In avanti, perdurando l'assenza di Diego Mobilio, fiducia a Petronelli con anche il rientro con la maglia da titolare a centrocampo da parte di Isuf Cela, che nel match di Carpi tra l'altro è andato anche a segno. Suggerimento in avanti a cercare Sheriff Diallo, la mette giù il centravanti del Prato di nazionalità liberiana, ancora Diallo, poi la palla è per Ciccone. Ciccone ci prova subito al minuto 2 con questa battuta, la palla alta sopra la traversa, quindi Ciccone che tra l'altro è l'ex di turno in quanto nella prima parte della stagione Nicola Ciccone era in forza proprio al Sant'Angelo. Per quanto riguarda la formazione del Sant'Angelo, in panchina c'è quel Massimiliano Pesenti, classe 1987, che ricordiamo anche aver vestito la maglia del Prato allorché giovanissimo arrivò in casacca bianca-azzurra in Serie C, prelevato dalle giovanili dell'Atalanta. C'è il colpo di testa da parte di Giuffrida, poi il recupero da parte di Ciccone. Allora Isuf Cela prova a sviluppare l'azione sull'out di sinistra. Cela che prende quest'oggi il posto di Simone Nicoli, squalificato dal giudice sportivo, assenza importante quella appunto dell'ex giocatore della San Maurese, quest'oggi appiedato per somma di ammonizioni per un turno dal giudice sportivo. La palla è per Lorenzo Angeli che ha un controllo non dei migliori ma riesce comunque a recuperare. Allora va Isuf Cela, c'è comunque l'intervento con la maglia numero 44 di Arpini che poi fa ripartire Gomez che prova ad innescare la velocità di Tommaso Spaviero, 7 reti in campionato, un giocatore particolarmente in forma in questo periodo della stagione. L'1-2, attenzione ancora al rimpallo con il pallone che termina in calcio d'angolo sul cross effettuato con la maglia numero 44 proprio da Arpini. Allora seguiamo questo calcio d'angolo, poi accanto a me Stefano Chini per il commento tecnico ci darà le prime indicazioni su questo confronto con le due tifoserie che sono già belle calde, i tifosi del Prato e i tifosi anche del Sant'Angelo, una cinquantina davvero stoici che poi la nostra Martina Raffaella andrà a inquadrare. Allora seguiamo questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per battere il Sant'Angelo, la palla dentro con Arpini che la può mettere, secondo palo, attenzione, il colpo di testa da parte di Cecchi e il pallone che viene messo sul fondo, ma c'è stata segnalazione da parte del direttore di gara che ha comandato appunto il calcio di punizione in favore del Prato per una posizione di offside. Allora Stefano Chini, intanto buonasera, presenza di pubblico importante, i tifosi del Prato ma anche i tifosi del Sant'Angelo quest'oggi, quindi nonostante il freddo tifoserie ad alta intensità.
Indubbiamente, buon pomeriggio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Gara che è cominciata subito forte, un tentativo di Ciccone dal limite che è l'ex di turno, ma anche il Sant'Angelo che sta giocando con il baricentro molto alto in queste fasi iniziali della partita. Buona presenza sotto il profilo dell'intensità coreografica e vocale sia dall'una che dall'altra parte, ovviamente i nostri tifosi in netta superiorità, ma buona anche la presenza dei tifosi rossoneri che sono arrivati con un pullman qua a Prato a sostenere la loro squadra che sta cercando di evitare i play-out. Questa è una partita estremamente importante per il Prato perché vincendo potrebbe tranquillamente dimenticare eventuali paturnie, come si suol dire, legate ai 6 punti in meno che la squadra avrebbe conquistato sul campo, quelli di Forte dei Marmi e la penalizzazione. Prato sta facendo un campionato di centro-alta classifica, però senza questi 6 punti bisogna fare attenzione e oggi per lasciare lontano i play-out è l'occasione giusta. La palla che viene recuperata nella zona centrale del campo da Giuffrida che va ad allargare per Isuf, ce la va, uno contro uno, poi c'è il tentativo di cross messo fuori dalla difesa del Sant'Angelo con Confalonieri. Allora riparte la formazione allenata da Roberto Gatti alla seconda stagione sulla panchina del Sant'Angelo. La passata stagione ha vinto il campionato di eccellenza in Lombardia e non è una cosa sicuramente semplice. Attenzione adesso allo sviluppo dell'azione, con la maglia numero 7 va Spaviero, ancora Spaviero che prova adesso a far girare il pallone, a toccare all'indirizzo di Zazzi, Federico Zazzi, poi c'è il cross con il portiere Bertini che devia il pallone in angolo con Zazzi che ci ha provato al minuto 6 con questo tentativo traversone che si è poi trasformato in un tiro sul quale il portiere Bertini, per non correre rischi, ha preferito smanacciare in calcio d'angolo. Attenzione perché il Prato gioca contro vento in questo primo tempo e quest'oggi qua al Lungo Bisenzio il vento si fa sicuramente sentire, quindi nel primo tempo è il Sant'Angelo ad avere questa opportunità di avere il vento a favore. L'abbiamo visto proprio in occasione di questo spiovente, la palla all'interno dell'area dove Diallo la mette fuori, poi può ripartire bene Isuf, c'è la va l'ex giocatore dell'Aquila Montevarchi che poi viene fermato dall'intervento preciso di Confalonieri, recupera Giordano Trovade, poi ancora Isuf, c'è la, siamo nella zona centrale del campo, suggerimento in avanti dove può intervenire Meloni con la maglia numero 2 del Sant'Angelo Lodigiano e andare a ribadire in avanti il suggerimento a cercare Francesco Gobbi, il classe 98, il capocannoniere della squadra con 9 reti, giocatore molto talentuoso Francesco Gobbi, 9 segnature, quindi per questo elemento sicuramente da seguire con grande attenzione. 35 gol realizzati dal Sant'Angelo Lodigiano in queste prime 23 giornate di campionato. Prova a ringhiare Cosentino nella zona centrale del campo, va a commettere fallo andando ad affondare il tackle su Tommaso Nizzoli e allora il calcio di punizione è ancora in favore del Prato con Giuffrida all'esordio quest'oggi con la maglia da titolare in campionato, il giocatore prelevato appunto dalla Sanremese. Suggerimento di Trovate che va a cercare Diallo, attenzione Diallo, ma c'è l'uscita tempestiva di Luca Ferrara, classe 2002, numero 59, e lui è uno stacanovista perché fino ad oggi le ha giocate tutte, quindi tutti e 24 da titolare il portiere della formazione del Sant'Angelo Lodigiano. Riparte Tommaso Cecchi, confermato nella difesa a 3 di Lucio Brando con Colombini che fa il centrale e Angeli che fa invece il braccetto a sinistra. Tra l'altro Lorenzo Angeli che oggi è il capitano della squadra viste le assenze di Sciandamè e Nicoli. Arpini va dal portiere Ferrara che va a effettuare questo rinvio troppo profondo per poter consentire a Gomez di intervenire, allora il pallone termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Amici all'ascolto della visione, siamo arrivati al 9° minuto nel corso di questa prima frazione di gioco, il risultato è sempre di 0-0 al Lungo Bisenzio. Il match che stiamo proponendovi è quello valevole per la 24ª giornata del campionato di Serie D, girone D, tra il Prato e Sant'Angelo. Attenzione a Nizzoli, la palla dentro, poi mette fuori con bella scelta di tempo Bugno, Alessio Bugno, maglia numero 6, grande esperienza, è un classe 90, pensate, questo giocatore. Adesso ancora il Prato che pare aver alzato il proprio baricentro. Ciccone parte largo, questa volta sull'auto di destra,
con il pallone che viene messo in fallo laterale dall'intervento con la maglia numero 17 di Zazzi. Poi Diallo con il tacco, attenzione al movimento di Arpini che riesce ad anticipare il possibile intervento di Zuff Cela, l'invenzione di Sheriff Diallo. La buona lettura di Andrea Arpini, class 2003, maglia numero 44 del Sant'Angelo. E allora c'è il calcio d'angolo che sta per battere il Prato, va a battere Giordano Trobade che chiama lo schema. La palla all'interno dell'area, attenzione con Giuffrida che tocca ma non riesce ad essere costruttivo nel proprio intervento, e allora si riparte da dietro con il suggerimento di Nizzoli. Poi Petronelli prova a metterla giù, c'è poi l'intervento nella zona centrale del campo con la maglia numero 24 di Perego che subisce fallo, il fallo è di Petronelli, il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara che è il signor Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata, che indica quindi il provvedimento disciplinare già battuto in favore della formazione ospite, vale a dire il Sant'Angelo. C'è la giocata da parte di Meloni, che poi preferisce ripartire da dietro, da Bugno. Bugno sciabola e va a cercare Arpini. L'apertura però è troppo profonda con Arpini che non riesce ad intervenire con il pallone che termina direttamente in fallo laterale. Le riprese della nostra Martina Raffanelli, la regia di Paolo Innocenti per questa gara che vede il Prato impegnato in casa con il Sant'Angelo. Prato alla terza gara settimanale dopo anche il match di mercoledì scorso giocato al Cabassi contro il Carpi, allorché la formazione bianco-azzurra è stata recuperata proprio nel finale. Attenzione adesso al Sant'Angelo con Colombini che legge bene la giocata e mette fuori, poi da dietro arriva con la maglia numero 13 Cosentino e spara direttamente sul fondo. Dicevamo del match di Carpi che ha consentito al Prato di portare a casa il risultato di parità per 2-2 con qualche recriminazione, visto che il pareggio dell'ex Boccaccini è arrivato proprio nei tempi di recupero. Comunque Prato che ha impattato prima con il Forlì e poi con il Carpi, dando dimostrazione insomma di essere altamente competitivo. Adesso c'è la giocata di Cecchi che sbaglia tutto con questo suggerimento che finisce direttamente sul fondo con il portiere Luca Ferrara che si predispone per il rinvio. Luca Ferrara che in questo primo tempo gioca proprio alle spalle della curva Matteo 27 prima dell'inizio della partita. Avete visto la coreografia voluta dai supporters del Prato che come al solito non fanno mancare mai il proprio incitamento alla squadra biancoazzurra. Quest'oggi direi da sottolineare anche la buona presenza dei tifosi del Sant'Angelo, sono una cinquantina e sono collocati nello spicchio del Lungo Bisenzio riservato proprio alla tifoseria ospite, e quest'oggi non stanno nemmeno male perché sono al sole e quindi sicuramente potranno beneficiare in questa prima parte del confronto anche dei raggi di sole che stanno illuminando il Lungo Bisenzio, anche se il vento è gelido e di tramontana. La palla adesso è gestita da Gomez che va a trovare Arpini, adesso gioca bene il Sant'Angelo, attenzione ad Arpini che va a effettuare il cross, ha sentito i miei complimenti ed ha sparato direttamente sul fondo, meglio per il Prato che adesso potrà riprendere il gioco con il portiere Tommaso Bertini, classe 2004, prelevato nel mercato di riparazione dalla Fiorentina. Intanto siamo giunti al 13° minuto nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato. La palla gestita per un attimo da Zazzi, poi suggerimento in avanti, prova a partire Gobbi, c'è la chiusura di Colombini che come al solito è molto preciso in questo fondamentale, cioè quello di fare la diagonale e andare a anticipare l'avversario. Ciccone, riparte il Prato, la giocata dell'ex giocatore proprio del Sant'Angelo che va a servire in profondità per Diallo, può partire Diallo, attenzione perché lo tiene con Fallonieri, parza Diallo, ancora Diallo, dentro il pallone con Arpini che alza a campanile, Sheriff Diallo, la sua forza fisica dirompente, recupera ancora Diallo, non lo prendono, poi invece c'è l'intervento da parte di Meloni e poi è Confalonieri che prova a disimpegnare proprio in maniera costruttiva, esce bene Cecchi, fa bene l'anticipo, poi c'è il rinvio da parte del giocatore con la maglia numero 4 con Fallonieri, ma attenzione perché Cecchi è rimasto a terra, Cecchi è rimasto a terra colpito nell'azione precedente e quindi è a terra Cecchi e serve appunto l'intervento della
dello staff sanitario del Prato per l'infortunio di Cecchi. Partita Stefano Chini molto equilibrata fino a questo momento. Molto equilibrata, sì, adesso il gioco è fermo, il Prato adesso ha guadagnato qualche metro, era un po' più schiacciato a ridosso nella propria metà campo dopo che il Sant'Angelo aveva esercitato una buona prevalenza territoriale dal punto di vista della predisposizione, squadra col baricentro un po' più alto che ha provato a spingere sull'acceleratore, adesso i biancazzurri hanno provato ad insistere in più di una circostanza sulle corsie laterali. Però difesa del Sant'Angelo molto chiusa e dunque al quarto d'ora che si è esaurito in questo istante siamo sempre 0-0 con una gara equilibrata, il Prato che sta cercando ovviamente di trovare spazi giusti che potrà trovare non appena, secondo il mio modestissimo punto di vista, alzerà ulteriormente i ritmi, ma c'è da fare attenzione perché, ripeto, anche il Sant'Angelo fa molta densità nel mezzo e sa ripartire con grande intensità. Intanto si è rialzato Cecchi, a breve ritornerà in campo e questa è una bella notizia con il giocatore con la maglia numero 6 del Prato che adesso è tornato al proprio posto in campo, stacca Colombini di testa, poi suggerimento in avanti a cercare Diallo, Gomez recupera per il Sant'Angelo, Lodigiano, si alza intanto il coro Prato Prato voluto dalla curva Matteo 27. La palla recuperata adesso dal portiere Luca Ferrara, rilancio lungo a cercare il movimento di Gobbi e in anticipo ancora Colombini che tocca comodamente all'indirizzo del portiere Bertini che può andare in presa con il Sant'Angelo che vedete rispetto al Prato ha un modo di giocare diverso, va spesso al lancio in profondità a cercare i due attaccanti, vale a dire Spaviero e Gobbi, molte volte saltando la zona centrale del campo. Adesso recupera il pallone Perego, adesso attenzione a Gobbi che la mette all'interno dell'area dove Angeli spazza via senza troppi complimenti, poi Petronelli non riesce a controllare, palla che termina in fallo laterale, la rimessa in favore del Sant'Angelo con Simone Confalonieri che poi lascia ad Arpini, Gobbi mette fuori ancora Giuffrida, poi ancora il pallone per Giuffrida che va a rilanciare in avanti. Giuffrida quest'oggi è stato preferito ad Aprili nella zona centrale del campo con il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo. Intanto c'è movimento sulla panchina del Prato con un giocatore che si sta scaldando e vedo Aprili che sta facendo le operazioni di riscaldamento perché c'è un problema per Giuffrida e c'è un problema per Giuffrida, allora è probabile che il giocatore debba lasciare il terreno di gioco perché vedo che è molto dolorante, evidentemente un problema di natura muscolare perché non ho visto nessun tipo di trauma né di contrasto, però Giuffrida è a terra e c'è il cambio perché Sheriff Diallo ha fatto presente alla panchina che occorre cambiare. Allora vediamo chi entra, entra Del Rosso e non Aprili, allora fuori Giuffrida, dentro Tommaso Del Rosso, quindi centrocampista per centrocampista, è davvero sfortunato Giuseppe Giuffrida, 18 minuti e deve lasciare il campo, problema muscolare immagino perché vedo che sta camminando regolarmente con dentro Tommaso Leon Del Rosso, classe 2002, giocatore ex gavorrano che in precedenza ha militato nel giovanile della Lucchese, poi un'esperienza nell'under 18 della Fiorentina e successivamente nella primavera del Pisa prima di iniziare appunto l'esperienza con il gavorrano dal quale è stato prelevato nel mercato di riparazione. Allora fuori Giuffrida, dentro Del Rosso con il Sant'Angelo che sta per battere questo calcio di punizione con Alessio Bugno, la battuta di Bugno, attenzione, molto profonda, vedete il vento ha prolungato lo spiovente che è terminato direttamente sul fondo senza creare comunque impacci al portiere Tommaso Bertini. Adesso è pronto l'estremo difensore
della formazione biancoazzurra a effettuare il rilancio profondo, prova a staccare Del Rosso, viene anticipato da Gomez, poi dietro ancora con attenzione Bugno, Ciccone prova a passare, Ciccone, poi il tocco dentro per Petronelli, mette fuori ancora Bugno, riparte il Sant'Angelo con questo suggerimento in avanti che non può essere controllato però da Spaviero. E allora Angeli, Del Rosso, ancora Del Rosso che riparte da dietro e fa infuriare Lucio Brando, che voleva invece che il pallone fosse giocato in avanti, invece si riparte da Bertini, colpo di testa da parte di Confalonieri, poi Gomez, adesso il suggerimento di Arpini verso il portiere Ferrara che rilancia altissimo e lunghissimo, c'è il colpo di testa di Angeli, poi la palla gestita da Ciccone, Ciccone va ad allargare, ma adesso il direttore di gara comanda il calcio di punizione per il fuorigioco precedente. Questo è un errore del direttore di gara perché si era assolutamente concretizzato il vantaggio. Una sciocchezza vera e propria quella di Filippo Pazzarelli di Macerata. E qua se c'è un commissario arbitrale perde sicuramente qualche punto Pazzarelli in questa applicazione del regolamento, perché c'era stata la segnalazione di Emanuele Luigi Amorello di Pesaro per un fuorigioco di rientro, la palla però aveva già, diciamo, oltrepassato la zona centrale del campo ed era in possesso del Prato che poteva sviluppare l'azione, e quindi assolutamente sbagliato il fischio di Pazzarelli nel comandare un calcio di punizione che non poteva essere appunto assegnato. Intanto ci fermiamo al minuto 21 perché è il momento del minuto di raccoglimento per ricordare tutti. Lo sentite dal nostro speaker il motivo. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945. La Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano. In difesa della memoria, perché quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Questa è la frase incisa in 30 lingue su un monumento nel campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare mai. Per non dimenticare mai, e anche ovviamente per condannare questo tipo di tragedia che ha veramente segnato l'umanità. E allora, se adesso si può riprendere dopo questo minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime in occasione della giornata della memoria. Intanto rilancio in avanti con Sheriff Diallo che controlla il pallone, poi Nizzoli, adesso è Ciccone che sviluppa l'azione andando a trovare Cela. Attenzione ancora a Cela che va centralmente da Trovade, sbaglia Trovade, allora può ripartire Sant'Angelo. Attenzione perché c'è suggerimento in avanti da parte di Bugno, poi il tocco di Gobbi, Spaviero che poi va a servire largo all'indirizzo di Zazzi, subisce fallo, allora c'è il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo proprio in prossimità dello spicchio di Lungo Bisenzio dove stanno saltando e cantando i tifosi del Sant'Angelo. Allora c'è il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo, attenzione perché la posizione è decentrata, ma ci potrebbe essere anche la battuta verso la porta di Bertini. Intanto siamo giunti, amici all'ascolto e alla visione, al minuto 24 nel corso di questo primo tempo, sempre il risultato è di 0-0. E allora c'è Zazzi, si allontana Spaviero e allora andrà Zazzi, tanto un gran movimento all'interno dell'area di rigore, la battuta di Zazzi con la palla che termina direttamente sul fondo senza creare nessun impaccio al portiere Bertini. Ecco il portiere Bertini che adesso andrà alla rimessa in gioco del pallone, si fa vedere Trovade, ma Bertini preferisce andare largo a cercare Nizzoli.
palla poi recuperata da Ciccone. Nizzoli. Adesso il ritmo del gioco è abbastanza calato dopo un avvio molto interessante sotto il profilo dell'intensità, dello sviluppo della manovra. Cecchi che va ad allargare per Cela, di prima intenzione, suggerimento in avanti, chiude ancora bene Bugno. Poi la palla è per Ciccone che trova Petronelli, la posizione regolare, attenzione, Petronelli, era di rigore, ancora Petronelli, la conclusione ribattuta da Confalonieri, ci ha provato Lorenzo Petronelli con questa incursione che ha portato alla battuta del numero 27 del Prato, la ribattuta di Confalonieri e allora calcio d'angolo per il Prato. Petronelli e Trovade sul pallone con Colombini e Cecchi e anche Angeli che vanno ad attaccare l'area di rigore, come si dice in gergo. Rimangono soltanto Del Rosso e Nizzoli a presidare l'area di rigore della formazione biancazzurra. Adesso il calcio d'angolo non ha prodotto effetti con Ciccone che recupera dall'altra parte, ancora Ciccone la rimette e adesso attenzione al Sant'Angelo che può ripartire con Gomez. Zazzi, pallone che termina in fallo laterale, rimessa ancora per il Sant'Angelo con la formazione allenata da Roberto Gatti che andrà a riprendere il gioco con la rimessa di Meloni. Poi il movimento adesso è di Spaviero che va a cercare Arpini, c'è la chiusura da parte di Cela con il giocatore Arpini che è rimasto contuso nell'azione precedente. C'è un problema ad un polso per Arpini e quindi ci sarà la sostituzione purtroppo per il giocatore del Sant'Angelo. Problema quindi ad Arpini che è rimasto infortunato nell'azione precedente, un problema, vedete, al polso per Arpini che deve lasciare il terreno di gioco infortunato, frattura del polso mi sembra di vedere da una immagine davvero molto cruda qui sotto la nostra postazione. Quindi a breve il cambio con ovviamente i medici del 118 che a breve dovranno trasportare Arpini all'ospedale per ovviamente ridurre la frattura al giocatore del Sant'Angelo. Intanto torniamo in cronaca, la palla è per Cela, ancora Cela che poi va ad allargare per Nizzoli, attenzione ancora a Nizzoli, poi Trovade prova a rimettere il pallone in gioco, ancora Nizzoli, il tentativo di cross con il pallone che viene messo in fallo laterale con Arpini sempre qua sotto la nostra postazione. Davvero un infortunio grave per il giocatore del Sant'Angelo a cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione. E allora è in campo Opat al posto di Arpini, rimasto infortunato. Adesso dovrà arrivare ovviamente l'ambulanza per poter trasportare il giocatore del Sant'Angelo all'ospedale Santo Stefano per ridurre la frattura al polso. Torniamo in cronaca, sono sempre episodi che toccano quando ci sono degli infortuni così gravi. La palla è recuperata da Bertini che mette in gioco per Colombini, pallone che termina in fallo laterale perché Colombini non ci può arrivare e allora la palla gestita da Gobbi, poi Spaviero, ancora Spaviero, attenzione all'interno dell'area di rigore, poi c'è la conclusione da parte di Zazzi, Gobbi e c'è Bertini che fa un mezzo miracolo, ma era tutto buono e allora il miracolo di Bertini al minuto 28 su Gobbi con il portiere del Prato che è stato bravissimo ad uscire in figura e a sventare la minaccia con la bandierina dell'assistente dell'arbitro che è rimasta giù, quindi tutto buono, calcio d'angolo per il Sant'Angelo, super parata di Bertini al minuto 28. Là c'è il calcio d'angolo,
Lo batte Santangelo, attenzione ancora Bertini, esce bene. Poi la palla è per Spaviero, conclusione di Spaviero, ancora Bertini. Ancora Bertini, si distende in tuffo. Due super parate per quanto riguarda Bertini, che anche in questa circostanza ha deviato bene in angolo la conclusione di Spaviero. Ma adesso attacca il Sant'Angelo, c'è ancora il calcio d'angolo per la formazione lodigiana. La battuta a rientrare con il pallone messo fuori da Diallo, e allora sarà rimessa in gioco in favore della formazione del Sant'Angelo. Pallone recuperato adesso da Perego, poi Spaviero perde il pallone, poi ancora Perego con il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa che sarà in favore del Prato. Quando siamo giunti, amici, all'ascolto e alla visione, al minuto 30 nel corso di questo primo tempo, il risultato è sempre di 0-0, ma da annotare due grandi parate di Bertini, che hanno mantenuto inviolata la porta bianca-azzurra. Intanto attenzione, perché in area di rigore del Prato c'è la giocata di Gobbi, che guadagna un altro calcio d'angolo. Adesso il Prato è un po' in difficoltà, perché il Sant'Angelo sta alzando il baricentro, lo sta attaccando, e qua Gobbi si è girato bene con la deviazione da parte di Angeli. Ancora calcio d'angolo. Attenzione, perché arriva anche Cosentino, che è altissimo. La battuta da parte di Zazzi del calcio d'angolo, la battuta bassa ancora di Allò, la mette fuori, poi Petronelli alza a campanile, può ripartire di Allò, attenzione, la mette giù di Allò, ma c'è la chiusura di Cosentino che è bravo, poi ancora Cosentino che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore del Prato, di Allò, il fallo di Allò che va a spostare in maniera irregolare Simone Confallonieri e induce l'arbitro, che è il signor Filippo Pazzarelli di Macerata, a comandare appunto il calcio di punizione in favore della formazione ospite, vale a dire il Sant'Angelo. Sant'Angelo che, come detto in precedenza, ha già effettuato un cambio dentro Opat in luogo di Arpini, è rimasto infortunato. Recupera il pallone Angeli, che poi va a rilanciare in avanti per Ciccone, poi Trovade, poi una serie di rimpalli con il Prato che perde palla, recupera Perego, poi Meloni mette fuori il pallone Bugno, la rimessa in favore della formazione biancazzurra, la rimessa che sarà effettuata da Lorenzo Angeli. Si fa vedere Del Rosso, quindi una sostituzione per parte nel corso di questo primo tempo, quindi il Prato ha sostituito l'infortunato Giuffrida con Del Rosso, mentre ha fatto lo stesso il Sant'Angelo con Arpini sostituito da Opat. È messa intanto per il Prato con Nizzoli. Del Rosso in avanti, però sbagliando tutto e dando quindi la disponibilità della gestione del pallone a Meloni. Colombini di testa, poi il colpo di Cosentino sempre con la giocata aerea, Cela la mette giù e non fa poco. La palla recuperata adesso da Angeli, Trovade, ancora Trovade che però non ha soluzioni, copre bene tutti gli spazi il Sant'Angelo. Del Rosso, poi riparte ancora Ciccone, gentilmente Cela! Se lo divora con questa battuta che finisce alta sopra la traversa. Ciccone l'aveva trovato con il goniometro, ce l'ha colpito con il piatto, ciabattando il pallone e sparando il pallone al lato. Un'opportunità per il Prato con Isuf Cela. Il rinvio da parte di Ferrara, poi il colpo di testa di Nizzoli, Meloni prova ad andare, prova ad accelerare Meloni, il fallo di Ciccone su Meloni e quindi calcio di punizione ancora fischiato in favore del Sant'Angelo.
Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 risultato a Lungo Bisenzio. Prova adesso ad andare il Sant'Angelo con Opat, che poi va centralmente in maniera molto rischiosa ma efficace a cercare Cosentino, che spara in avanti, dove né Spaviero né Gobbi, che sono due clienti molto difficili da leggere, ma di centro basso, non strutturati. Intanto attenzione, fallo di mano di Petronelli. Dicevo dei due attaccanti del Sant'Angelo, Spaviero e Gobbi, baricentro basso, molto mobili, non danno quindi punto di riferimento fisso agli attaccanti del Prato, e svariano molto e quindi creano qualche impaccio alla difesa a tre schierata da Lucio Brando. La palla è per Opat, vediamo se la prende. Non la può prendere, anche perché Isuf Cela gli si mette di fronte, lo ostruisce in maniera comunque regolare, il pallone che termina direttamente sul fondo, e allora Tommaso Bertini si può predisporre per andare al rinvio. La palla adesso è per Petronelli, viene attaccato in maniera irregolare da Confalonieri, calcio di punizione in favore del Prato. Ancora Del Rosso, altro errore da parte di Del Rosso con il pallone che termina in fallo laterale, e quindi la rimessa sarà in favore della formazione del Sant'Angelo con Confalonieri. Poi il fallo subito da Angeli, il fallo è di Spaviero, con il calcio di punizione in favore della formazione biancazzurra. Spaviero sta protestando in maniera davvero molto animata nei confronti del direttore di gara. Calcio di punizione è per il Prato e continua a protestare Spaviero, che a questo punto si potrebbe anche meritare il cartellino giallo. Prova a dialogare Filippo Pazzarelli di Macerata, ma mi sembrano proteste reiterate da parte del giocatore con la maglia numero 7 del Sant'Angelo. Si è ripreso, Colombini va a cercare Ciccone centralmente per Trovade, poi la palla è per Nizzoli che torna dal Del Rosso, che per il momento sta stentando però ad entrare in partita. Altro errore di Del Rosso, che apre in maniera errata mandando il pallone direttamente in fallo laterale. Fuori giri Del Rosso, entrato a freddo nella contesa, non ha ancora trovato la giusta collocazione in campo ma anche il giusto metro nel suggerimento per i compagni. Adesso tocca per Nizzoli, suggerimento centrale, mette fuori Meloni, stacca bene Cecchi, poi il fischio del direttore di gara perché c'è un giocatore del Sant'Angelo rimasto a terra in precedenza nello scontro con Cecchi, si tratta di Gobbi, e quindi ci sarà, immagino, il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo, oppure palla scodellata, vediamo. No, è la palla che verrà restituita al Prato, perché era nella disponibilità della formazione bianco-azzurra, immagino. Vediamo, fallo non era. Allora la palla viene restituita al Sant'Angelo, non ci ho capito niente. Vabbè, importante è ricominciare a giocare. Allora, palla che viene restituita dall'arbitro al Sant'Angelo. Vabbè, 38 sul cronometro, con Gobbi che riesce ad entrare in possesso del pallone dopo una serie di rimpalli. Poi Zazzi, prova ad andare Zazzi centralmente ancora per Meloni, poi ancora Zazzi, attenzione, Zazzi era di rigore, prova ad entrare sempre il giocatore del Sant'Angelo, poi c'è l'intervento di Trovade che gli porta via il pallone. Cosentino su Diallo, parte Diallo, non lo prendono Diallo, ne ha fatti fuori due di forza, ancora Diallo, parte Diallo, ancora Diallo, si fa tutto il campo, poi c'è il tocco per Cela, attenzione Cela, la mette secondo palo Petronelli, non riesce però a concludere, perde il tempo per la battuta, la forza, la dirompenza di Sheriff Diallo, non lo hanno preso, si è portato via un paio di avversari, poi Cela ha servito per Petronelli che non ha trovato il tempo per la battuta. Bertini va da Angeli,
che gioca per Cecchi. La palla adesso è per Giordano Trovade, una forza della natura veramente, Sheriff Diallo, che adesso stacca di testa Petronelli, anticipato da Confalonieri, poi c'è la conclusione, palla fuori. Ancora il Prato al minuto 39, sempre con Cela, con questa battuta che è uscita al lato della porta difesa da Luca Ferrara. Palla adesso gestita sempre dal Sant'Angelo, con Gobbi che sbaglia, attenzione Petronelli, un mezzo errore con il rinvio da parte di Ferrara. Cosentino, poi la palla è per Spaviero, Angeli, Ciccone molto bravo, poi Petronelli tra le linee, ancora Ciccone, va ad allargare per Nizzoli. Ancora Nizzoli che poi entra, il tocco è per Cela, la palla è buona, non la può tenere in campo però, troppo profonda per Isuf Cela, con il Prato che comunque ha alzato il proprio baricentro in questo finale di prima frazione. Il rinvio da parte di Luca Ferrara. Il portiere della formazione del Sant'Angelo, Opat, rilancia, va a cercare Gobbi, c'è l'intervento da parte di Cecchi che va a spostare in maniera irregolare l'avversario e quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione del Sant'Angelo, che sta per battere con la maglia numero 6 Alessio Bugno. Tanto siamo giunti al 42esimo nel corso di questo primo tempo, amici all'ascolto e alla visione, è sempre 0-0 il risultato. Attenzione a Bugno, prova ad andare fino in fondo Bugno, ancora Bugno, attenzione perché inciampa Cela, allora Bugno la mette, Bertini ancora riesce a rinviare con i pugni, poi Spaviero, Meloni, va fino in fondo Meloni, lo attacca Nizzoli, rimpallo, ci sarà calcio d'angolo, calcio d'angolo in favore della formazione del Sant'Angelo, lo va a battere Spaviero. Il tocco è per Zazzi, la mette Zazzi, Diallo di testa mette fuori, palla in fallo laterale. Molto importante il contributo di Sheriff Diallo anche in fase difensiva, sempre molto molto utile sugli sviluppi dei calci d'angolo. Ha già rinviato almeno 3 volte la rimessa da parte del Sant'Angelo. Ancora il pallone per Spaviero, mezzo a 2 avversari, perde il pallone, poi lo stesso termina in fallo laterale, questa volta in favore del Prato dopo la giocata di Ciccone, con Angeli che si predispone per la rimessa quando stiamo per entrare nel minuto 44 di questo primo tempo. Fallo intanto subito da Sheriff Diallo, a breve anche la segnalazione del recupero, un minuto sicuro se non staranno 2, perché ci sono state 2 sostituzioni, quindi se l'arbitro ritiene ci sia stato soltanto queste 2 interruzioni sarà un minuto, se no potrebbero diventare anche 2, vedremo. Palla messa in fallo laterale da Opat, poi Diallo, suggerimento è per Cela che non ci arriva e allora c'è Cecchi che va a anticipare Gobbi in maniera però irregolare a giudizio del direttore di gara, con
Pazzarelli di Macerata che richiama Lucio Brando, che tra l'altro era proprio di fronte alla sua panchina. E allora l'arbitro ha visto molte interruzioni, perché saranno addirittura 4 i minuti di recupero, se non ho visto male la lavagnetta che sta per alzare Davide Carifi, accompagnatore ufficiale del Prato. Sì, 4 minuti di recupero. Intervento nella zona centrale del campo da parte di Cosentino, che si prende l'ammonizione per questo fallo su Trovade. Quindi Cosentino ammonito quando stiamo entrando nel primo dei 4 minuti di recupero. Calcio di punizione per il Prato, il fallo di Cosentino ammonito su Giordano Trovade. Per battere il calcio di punizione il giocatore Colombini, mentre intanto c'è il colpo di testa da parte di Cela che va a servire Diallo. Del Rosso la può mettere, Del Rosso, attenzione, la palla interessante, Diallo, area di rigore, poi mette fuori Cosentino, Opat, poi c'è l'intervento di Angeli che va a anticipare Spaviero. Intanto sta arrivando l'autoambulanza con Arpini, che è qui sotto la nostra postazione, non so se la nostra Martina Raffanelli può inquadrarlo. Sta lasciando appunto il Lungo Bisenzio per essere trasportato in autoambulanza all'ospedale. Intanto c'è il fuorigioco di Diallo, e allora direi di mandare veramente un abbraccio virtuale a Andrea Arpini, che ha nel corso della partita riportato la frattura del polso, e quindi facciamo davvero un grande applauso, ma anche un incoraggiamento di prontissima guarigione. Davvero sfortunato. Torniamo in cronaca. La palla è per Cecchi, poi c'è il pallone che viene gestito ancora dal Sant'Angelo, palla trattenuta però da parte di Perego, e allora calcio di punizione in favore del Prato. Siamo al 47-30, quindi ancora un minuto e mezzo da giocare nel corso di questo primo tempo. Un primo tempo molto equilibrato, con il Sant'Angelo che ha dimostrato insomma di essere formazione davvero ben attrezzata. Vediamo se Diallo inventa qualcosa. Poi Opat recupera, pallone che viene messa in fallo laterale con Petronelli, che però rimette troppo velocemente in gioco il pallone. Allora si dovrà attendere, perché c'è un giocatore del Sant'Angelo rimasto contuso. Fa molto molto freddo quest'oggi qua al Lungo Bisenzio, con colpo alla schiena per il giocatore del Sant'Angelo. Devono entrare nuovamente i sanitari, questa volta del Sant'Angelo, con il Prato che potrà beneficiare della rimessa in gioco. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi di questo primo tempo, immagino ci siano almeno altri 30 secondi aggiuntivi di ulteriore recupero per l'infortunio patito da Alessio Bugno, che adesso si rialza, però un colpo alla schiena molto doloroso, ripeto, perché va contestualizzato sempre al clima molto molto freddo. Si riparte, Diallo, poi la palla è per Cecchi, poi Del Rosso. Siamo già nell'extra time, perché siamo al 49esimo, allora ulteriori 30 secondi. La palla è per Ciccone, poi Trovade, limite dell'area,
c'è il calcio di punizione in favore del Prato. E allora al 49-30 si batte questo calcio di punizione, immagino, e poi tutti a bere il tè caldo. Con il Sant'Angelo in 10 uomini, adesso rientra Bugno, che però vedo veramente molto molto claudicante. Allora, calcio di punizione in favore del Prato, che si batte al 50esimo. Quindi, a questo punto vedo fa schierare la barriera, quindi la punizione si batte. Allora, si batte la punizione, poi immagino squadra negli spogliatoi per il riposo con Giordano Trovade. Giordano Trovade, io se fossi Trovade batterei verso la porta di Ferrara per evitare possibili problematiche legate al tempo di recupero che è già esaurito. Allora, Trovade con il sinistro, vediamo. Maxi Barriera schierata da Luca Ferrara con Colombini e Cecchi che sono venuti a saltare. Va Trovade, la battuta di Trovade, alta, alta di poco, con il pallone che termina sul fondo. E adesso tutti a bere un tè caldo. È 0-0 al termine della prima frazione di gioco tra Prato e Sant'Angelo, partita molto molto equilibrata, con emozioni e con occasioni da una parte e dall'altra. Noi ci fermiamo, ma non cambiate canale, qualche attimo i consigli dalla regia, poi le emozioni del secondo tempo della partita tra il Prato e Sant'Angelo. A più tardi. Immagini che vi giungono nuovamente, amici all'ascolto e alla visione, allo stadio Lungo Bisenzio in Prato per il secondo tempo della partita tra il Prato e il Sant'Angelo, squadre che hanno già ripreso posizione sul terreno di gioco, quindi a breve l'inizio del secondo tempo di questa gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D Girone D. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato Sant'Angelo. Non mi sembra ci siano delle variazioni per quanto riguarda le due squadre che hanno ripreso avvio in questa ripresa, quindi il Prato propone in maglia bianca Bertini, inizio Liangeli, Colombini, Cecchi, Diallo, c'è la Petronelli, Del Rosso che ha preso il posto dell'infortunato Giuffrida nel corso della prima frazione di gioco, Trovade e Ciccone. Mentre per quanto riguarda il Sant'Angelo, intanto attenzione perché c'è questa opportunità per il Prato, vanificata dal tocco di Petronelli con il pallone che termina direttamente sul fondo. Sant'Angelo che propone Ferrara, Meloni e Confalonieri, Bugno, Spaviero e Gomez, Gobbi, Cosentino, Zazzi, Perego e poi Opat che ha preso il posto dell'infortunato appunto Arpini, dovuto uscire anzitempo nel corso della prima frazione. Ricordiamo che la gara è diretta dal signor Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata, coadiuvato da Luigi Emanuela Morello di Pesaro e Alessandro Pascoli di Macerata. Nel primo tempo un solo ammonito, si tratta di Maurizio Cosentino del Sant'Angelo. Entriamo pure in cronaca in questa ripresa con il pallone che viene messo fuori perché c'è un nuovo infortunio per un giocatore del Sant'Angelo e quindi ci dovrà essere il sanitario della formazione lodigiana per prestare le cure del caso a Confalonieri, rimasto a terra in questo scontro precedente. Accanto a me c'è Stefano Chini per un breve commento su quello che è stato il primo tempo, nel quale il Prato non è riuscito a perforare l'attenta difesa del Sant'Angelo, che poi si è reso anche protagonista di un paio di circostanze di azioni sicuramente di buon livello tecnico. Sì, è stato molto bravo Bertini in una circostanza a chiudere. Sant'Angelo, l'avevamo visto all'inizio della partita, stava occupando con molta diligenza tutti gli spazi a metà campo. Il Prato ha usato saggiamente la pazienza perché c'era il rischio poi di scoprirsi e concedere spazio
alla formazione di Gatti. Per ora uno 0-0 che non fa una piega, un Prato che ci ha provato in un paio di occasioni, ma è stato molto pericoloso anche il Sant'Angelo, è stato bravissimo Bertini. Una gara che rimane saldamente in equilibrio, ma va fatta attenzione perché un episodio potrebbe cambiarla, e dunque il Prato deve fare attenzione perché oggi non può concedere nulla all'avversario. C'è un cambio? C'è un cambio nelle file del Sant'Angelo, esce con la maglia numero 6 Bugno ed entra con la maglia numero 5 Baggi. Bugno rimasto contuso proprio al termine della prima frazione di gioco, nello scontro con Diallo, e quindi evidentemente ci ha provato a rientrare in campo, ma appena 3 minuti, e poi ha dovuto alzare bandiera bianca al suo posto Baggi, un giocatore molto esperto. Bugno 90, Baggio 94, cambia poco, è un cambio diciamo squisitamente ruolo per ruolo, con Bugno che quindi deve lasciare il campo per infortunio. La palla adesso che viene recuperata per quanto riguarda la formazione del Sant'Angelo, che riparte con Ferrara, con il rilancio lungo, con il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa che è in favore del Prato con Nizzoli proprio di fronte alla panchina di Lucio Brando. Trovade, poi è Del Rosso che fa un bel movimento, riesce a eludere un avversario e poi va a servire Cecchi, sviluppa l'azione ancora il Prato con Isuf Cela, che poi va a servire Nizzoli, poi la palla gestita da Colombini, Angeli, portiere Bertini protagonista nel corso del primo tempo di due interventi assolutamente decisivi. Nizzoli salta bene un avversario, va poi a toccare per Diallo, si gira bene Diallo che poi prova ad allargare il gioco, c'è l'intervento di Opat che è completamente sbagliato e regala quindi un calcio d'angolo in favore della formazione del Prato, che quindi può beneficiare di questo calcio d'angolo con Giordano Trovade. Eccolo Trovade che si predispone per la battuta di questo angolo, che è il primo che si batte nella seconda frazione di gioco, esattamente al quinto minuto, con Trovade che chiama lo schema. Attenzione a Colombini, c'è anche Angeli, la battuta di Trovade proprio a cercare Colombini, di testa Colombini non ci può arrivare, non è riuscito a trovare quindi il tocco vincente, l'ex capitano dell'Aglianese, con il pallone che termina direttamente sul fondo. E allora si riparte con il portiere Ferrara che va a rilanciare lungo, stacca con la maglia numero 13 Cosentino, poi Trovade recupera per il Prato, dentro a cercare di Allo e bravo Baggi, poi recupera Gomez, poi Cela, il fallo è di Cela su Gomez e quindi il calcio di punizione in favore della formazione del Sant'Angelo. Mi sembra Stefano Chini le assenze di Mobilio, ma anche quella di Nicoli, si stanno facendo sentire non poco per il Prato che non riesce a diciamo sviluppare la manovra con quella veemenza, ma anche con quella incisività a cui eravamo abituati. Sì, dicevo in uno dei miei primi interventi nel primo tempo che ci voleva molta pazienza, molta attenzione, perché il Sant'Angelo stava presidiando bene gli spazi, potevi avere superiorità nel momento in cui acceleravi un po' il ritmo, ma i giocatori che ti fanno questi strappi al momento non ce li hai, ti manca Nicoli infortunato ovviamente, scusate squalificato, ti manca Mobilio infortunato e queste sono assenze importanti, e Ciccone lì nel mezzo non riesce insieme a Trovade a fare quel gioco fra le linee che ad esempio avevamo visto fare con il Forlì, anche se non avevamo segnato ma occasioni le avevamo create, come abbiamo visto anche a Carpi, perché quelli del Sant'Angelo sono lì a fare superiorità a metà campo. Vediamo tanto attenzione Diallo di testa con la palla recuperata in qualche maniera da Baggi, occasione per il Prato al minuto 6 con Diallo che non è riuscito a dare forza al proprio tocco, Baggi ci ha messo del suo e allora il portiere Ferrara ha sicuramente beneficiato di questa situazione per andare in comoda presa. Suggerimento per Spaviero con Angeli che è bravo ad anticiparlo, e allora riparte dal portiere Bertini che rilancia lungo.
Stacca ancora Baggi, poi la palla è per Zazzi, prova a partire Zazzi, lo tocca fallosamente Giordano Trovade, c'è il calcio di punizione che è in favore del Sant'Angelo, le proteste da parte di Angeli che quest'oggi è il capitano della squadra, ma il calcio di punizione fischiato da Filippo Pazzarelli di Macerata, calcio di punizione in favore appunto della formazione in maglia rossonera, vale a dire il Sant'Angelo. Batte la punizione Zazzi, tocca per Spaviero, uno contro uno, Spaviero la mette, Colombini mette fuori, Gomez prova la battuta, smorzata poi da Cela, c'è addirittura Baggi ed è Del Rosso che mette fuori, rimessa per il Sant'Angelo, dice il segnaline, le proteste del Prato, ma il segnaline è veramente ad un metro dall'accaduto, quindi ci dobbiamo fidare. La palla centralmente per la giocata di Perego, poi Gomez, area di rigore, la palla è per Spaviero, poi attenzione ancora alla formazione del Sant'Angelo che ha un'opportunità con Perego, pallone fuori e quindi al minuto 8 Perego che è andato a calciare fuori, intanto ammonito Angeli per proteste, ammonito il difensore Angeli per proteste. Direttore di gara che quindi estrae il secondo cartellino della giornata dopo Cosentino del Sant'Angelo, Angeli del Prato. Nizzoli intanto prova a mettere giù, ma c'è Meloni che guadagna una rimessa laterale molto importante. Intanto altro cambio in vista per quanto riguarda la formazione del Sant'Angelo. A breve avremo l'ex Pesenti in campo. Intanto attenzione a Diallo, va ancora Diallo, attenzione Diallo, conclusione, la parata da parte di Ferrara, Sheriff Diallo chiama, Luca Ferrara risponde, palla in calcio d'angolo. Grande occasione per il Prato con il devastante Sheriff Diallo, non lo prendono mai quando parte, molto bravo Ferrara a distendersi in tuffo e a deviare in angolo. Adesso il Prato prova ad alzare il proprio ritmo, il proprio baricentro, la battuta, attenzione, la palla che non può essere recuperata da Cela. Adesso il cambio, fuori Spaviero e dentro Pesenti. Eccolo qua, Massimiliano Pesenti, classe 1987, da giovane era considerato un mezzo fenomeno, poi non ha mai trovato la giusta consacrazione in Serie C. Eccolo in campo, quindi fuori Spaviero, dentro Pesenti. Ovviamente cambia un po' a livello strutturale il reparto offensivo del Sant'Angelo, con Pesenti che è il classico centravanti strutturato al posto di Spaviero che invece era più brevilineo, baricentro basso, più mobile. Sicuramente Pesenti è un giocatore più fisico che potrà essere però insidioso più che altro sulle palle inattive. Tanto Gobbi va proprio da Pesenti, mette fuori Colombini, poi Opat, poi Trovade per un attimo, poi rilancia ancora in avanti da parte di Perego. Adesso recupera Zazzi, ancora Zazzi, attenzione al movimento da parte di Gobbi, eccolo premiato, passa Gobbi, Gobbi conclusione, palla alta. Gobbi è sfuggito alla marcatura di Cecchi, ha calciato con il pallone che è terminato direttamente sul fondo. Pallone che ancora è messo fuori dai giocatori del Sant'Angelo con Opat. Quando siamo giunti invece all'ascolto e alla visione al minuto 12, riparte ancora Diallo, attenzione Diallo, limite dell'area, la palla è per Ciccone, Ciccone ancora, va ancora Ciccone, il tocco dentro, la palla per Petronelli, poi addirittura batte Cela con il pallone che termina sul fondo, un mezzo pasticcio del Prato con la giocata di Ciccone che era anche interessante, ma Petronelli e Cela si sono addirittura ostruiti nell'andare a calciare verso la porta difesa da Ferrara con il pallone che è terminato direttamente sul fondo. Il rinvio da parte di
Ferrara stacca Pesenti, pallone in fallo laterale, rimessa per il Prato e la rimessa per la formazione bianco-azzurra. Mi sembra Stefano Chini la forza di Sheriff Diallo, che da solo sta prendendo un po' tutta la difesa del Sant'Angelo. Prato deve cercare di allungarsi leggermente per permettere a Diallo di essere servito sul lancio profondo. Nell'uno contro uno i difensori del Sant'Angelo, benché possenti fisicamente, fanno grande fatica. Adesso abbiamo visto quasi una presa di catch di Diallo, che era guardato a vista da Perego. È un Prato che sta leggermente alzando il baricentro, però quando il Sant'Angelo mette il naso avanti è pericoloso. Dunque è una gara che si interpreta male, però il Prato deve provare ad insistere. Intanto c'è il calcio di punizione in favore del Prato, la dirompenza fisica di Sheriff Diallo e poi il fallo subito da Giordano Trovale, che adesso andrà a battere il calcio di punizione proprio in favore della formazione bianco-azzurra al minuto 14 nel corso di questa ripresa. Batte Trovale, attenzione perché è salito Cecchi, è salito anche Colombini, ovviamente oltre a Sheriff Diallo. La battuta di Trovade, la palla è proprio per Diallo, attenzione, la rimette Diallo, la parata comoda del portiere Ferrara. Adesso riparte il Sant'Angelo con Opat. Opat che va a lanciare lungo a cercare possibile incursione di Meloni con portiere Bertini, che comunque va in comoda presa. Tommaso Del Rosso, suggerimento in avanti a cercare ancora Diallo, attenzione Diallo, limite dell'area, Diallo, conclusione ribattuta, ancora Diallo, la palla è per Nizzoli, con poi l'intervento del direttore di gara che ha ravvisato proprio un fallo di mano di Sheriff Diallo, che quest'oggi davvero sta giocando in maniera straordinaria, non lo prendono mai quando parte, sta mettendo in difficoltà altissima la difesa della formazione del Sant'Angelo, con Baggi, Cosentino e con Fallonieri, che se lo sogneranno sicuramente stanotte. La palla è adesso per Colombini, poi Del Rosso alza il campanile, male. La palla recuperata adesso da Trovade, subisce fallo Trovade, no, c'è il ponte, c'è il provvedimento di ponte. E questo Stefano Chini è una finezza arbitrale, ponte era tanto che non lo vedevo fischiare. Sì, infatti è parecchio tempo, ho detto vediamo se questo rispolvera questo fallo, lo ha fatto, vabbè, perché poi vabbè, ponte, ma c'era anche un po' di fisicità dell'avversario. Attenzione al Sant'Angelo, attenzione perché c'è la palla gestita ancora dal Sant'Angelo, che prova ad andare con Perego, la tiene in campo Perego, lo attacca Ciccone, si gioca, recupera un bel pallone Ciccone, molto bravo, con il rilancio lungo verso Diallo, vediamo se parte Diallo, c'è anche Petronelli, attenzione perché passa Petronelli, c'è la chiusura di Baggi, c'è la chiusura di Baggi, dall'altra parte c'è Pesenti, si gioca, posizione regolare, poi recupera ancora Ciccone, sta salendo in cattedra a centrocampo Ciccone, cela, pallone è per Diallo, spalle alla porta, ancora Diallo, il suggerimento è per Nizzoli, l'attacco è vivo, Nizzoli la mette, secondo palo, non esce il portiere Ferrara, c'è poi Opat che fa mezzo pasticcio e c'è quindi il calcio d'angolo per il Prato, che adesso prova ad alzare il ritmo. E c'è ancora il calcio d'angolo in favore della formazione bianco-azzurra, già battuto, la palla è per Ciccone, vediamo se la mette Ciccone. Sempre Ciccone che però non ha soluzioni. Ancora il Prato che adesso riparte da dietro, addirittura da Del Rosso, la mette Del Rosso, colpo di testa liberato di Cosentino. Riparte il Sant'Angelo. Tocco in avanti verso Pesenti, molto bravo Angeli, bravissimo Angeli, doppio intervento molto molto efficace, anche se deve stare attento ad essere energico Angeli, perché è già ammonito e quindi benissimo, ha preso in entrambi i casi il pallone ed è stato assolutamente straordinario, però con una ammonizione sul groppone come si dice dalle nostre parti è sempre molto rischioso. La palla è per Sheriff Diallo in mezzo a un paio di avversari, se li porta tutti via, la mette nel mezzo Diallo, una furia Sheriff Diallo, la palla adesso è per Isuf Cela che prova a effettuare il cross e quindi il pallone che termina in fallo laterale. Signori, questo centravanti liberiano è davvero incontenibile quando parte, palla che termina in fallo laterale.
È davvero tanti anni che non vedevo un giocatore con uno strapotere fisico di questa natura come Sheriff Diallo. La palla è per Giordano Trovade, che va da Del Rosso, l'1-2, Trovade, attenzione, Trovade, conclusione, deviata, calcio d'angolo, l'opportunità per il Prato con Trovade, e ancora calcio d'angolo, adesso il Prato sembra pronto per riuscire a portarsi avanti, intanto a breve dentro anche Renzi. Tanto c'è il calcio d'angolo, batte ancora Ciccone, la battuta di Ciccone mette fuori Gomez di testa. Allora dentro Renzi, a breve vediamo al posto di chi. Esce Petronelli. Del Rosso. Portiere Bertini. Poi Lorenzo Angeli. Tommaso Bertini. Con a breve Renzi in campo al posto di Petronelli, la palla è per Trovade, Baggi lo recupera per il Sant'Angelo che adesso si è un po' allungato, fa meno pressing nella zona centrale del campo, la palla in avanti per Pesenti, c'è colpo di testa di Angeli, poi recupera bene Ciccone che salta l'avversario, ancora Ciccone, palla in avanti per Cela, c'è il movimento di Nizzoli, ancora Cela che adesso va a servire proprio Nizzoli. Prova a passare Nizzoli, una bocca a Meloni, ancora Meloni in mezzo a due avversari, molto bravo Meloni che poi va su di lui, torna a Cela in maniera assolutamente regolare con il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa è per il Sant'Angelo, il cambio per il Prato, fuori Petronelli, dentro Renzi, e questa è la scelta, mi sembra, Stefano Chini, da parte di Lucio Brando, sia da interpretare così, mi sembra che i difensori del Sant'Angelo patiscano molto la fisicità. Sì, anche perché come avevamo detto prima le squadre si sono allungate, il Prato ha costretto il Sant'Angelo ad allungarsi, allora ci sono state un paio di verticalizzazioni importanti, un paio di uno contro uno decisivi. Ho rivisto Trovade e Ciccone fra le linee a dispensare qualche pallone importante da trasformare in azione offensiva, dunque è un momento da sfruttare, sempre ponendo molta attenzione poi al posizionamento degli avversari. Attenzione perché c'è l'ammonizione per Brando. Brando ammonito per proteste. Rimessa per il Sant'Angelo. Ammonito Lucio Brando per proteste. La rimessa da parte del Sant'Angelo. Con la palla per Cosentino, poi attenzione perché c'è ancora il tocco in avanti, Zazzi, area di rigore, ancora Zazzi che poi va da Gomez, palla alta. Ventesimo ci ha provato Gomez con il pallone che si è alzato dopo la traversa difesa, la porta difesa da Tommaso Bertini. Quindi il terzo ammonito della contesa è il tecnico del Prato Lucio Brando. Del Rosso, poi Cela, Diallo di testa, poi Ciccone a sua volta di testa, vediamo se la mettono giù, la palla gestita adesso da Giordano Trovade che poi va da Cecchi, Renzi anticipato da Cosentino, la palla adesso è per la giocata di Gobbi, poi Zazzi, Renzi, il pallone che mette, viene messo in fallo laterale, rimessa per il Sant'Angelo. Messa in favore con Falonieri alla rimessa. Colpo di testa da parte di Nizzoli. Palla ancora in fallo laterale. Ancora Nizzoli, poi Pesenti. Poi attenzione perché parte Gobbi, chiude bene Cecchi. Chiude bene Cecchi, è sempre 0-0 il risultato a Lungo Bisenzio, Prato contro Sant'Angelo, poi il Prato giocherà nuovamente domenica prossima in casa, sempre qui a Lungo Bisenzio contro l'ultima in classifica, il Salso Maggiore. Si gira Gobbi, calcio d'angolo per il Sant'Angelo, però le partite in questo campionato sono tutte insidiose, perché anche il Sant'Angelo
che ha tardato in classifica, sta giocando una bella gara qua a Lungo Bisenzio. La palla è proprio per Gobbi, si gira Gobbi, attenzione, la palla per Zazzi, la mette Zazzi, mette fuori, poi c'è l'attenzione ancora a Baggi che la gira e Bertini che interviene in maniera corretta. Rilancio lungo di Bertini a cercare Renzi. Stacca Renzi, la palla è per Diallo, vediamo se inventa qualcosa, è fermato da due avversari, poi Ciccone va a cercare Trovade, attenzione perché l'attacco è vivo, Trovade, la mette Trovade, mette fuori ancora con Fallonieri, poi Trovade, spara sul fondo, con il pallone che è terminato direttamente sul fondo della porta difesa da Ferrara, che adesso si predispone per la rimessa. Pallone direttamente in fallo laterale con Cecchi, che si predispone per la rimessa. Poi il colpo di testa che mette in movimento Renzi, perde il pallone Renzi, lo recupera poi Gobbi, 1-2 con Zazzi, non si chiude, pallone fuori, rimessa per il Prato con Cecchi che va poi da Colombini. Poi Del Rosso, attenzione, perde il pallone Del Rosso, Gobbi, Del Rosso recupera. Del Rosso recupera, mamma mia, ci hanno fatto venire un mezzo infarto. La palla poi recuperata adesso da Ciccone, Diallo, lo va a passare Diallo, va Diallo, la mette, Trovade, traversa, Renzi, palla in rete! Che ha portato avanti la formazione biancazzurra, il pallone che ha colpito la traversa dopo il colpo di testa di Renzi e poi Isuf cela, la spinta dentro, è 1-0 per il Prato al minuto 24 e voi amici all'ascolto della visione state rivedendo il replay della rete che ha dato il vantaggio al Prato. Dopo ancora la grande giocata dell'imprendibile Sheriff Diallo con Trovade che ha calciato dal dischetto del rigore la risposta di Ferrara, poi il pallone che ha colpito la traversa dopo il colpo di testa di Renzi e poi cela la spinta dentro. È 1-0 per il Prato con il vantaggio del Prato che adesso si è portato avanti, pallone che è terminato direttamente sul fondo con il pallone che viene recuperato da Bertini, mentre qua in tribuna si disquisisce sulla paternità del gol, l'importante è che il Prato abbia segnato con Cela che è stato sicuramente l'ultimo giocatore che ha toccato il pallone in maniera decisiva, poi da capire e avremo modo di rivedere con i vari rallenti se il pallone dopo il colpo di testa di Renzi aveva già oltrepassato o meno la linea bianca di porta, ma quello che conta è che il Prato avanti per 1-0. La palla recuperata ancora da Sant'Angelo con la giocata da parte di Zazzi, poi Pesenti. Il fallo è di Del Rosso, calcio di punizione per il Sant'Angelo. La valutazione di Stefano Chini sul vantaggio del Prato, ancora di Allo, decisivo. Sì, decisivo, è un Prato che pochi secondi prima aveva rischiato su quella palla pericolosa al limite dell'area di rigore, poi c'è stata un'ottima ripartenza e alla fine l'ha messa dentro. Beh, Renzi, c'è stata una traversa, poi è arrivato Cela e adesso parte di Allo. Ancora Diallo, il tocco centrale per Renzi, il colpo di testa di Cosentino che fa bene alla diagonale. No, ma sulla paternità del gol insomma avremo modo di rivedere ovviamente con le immagini, con attenzione, con il Prato avanti per 1-0 grazie alla segnatura di Cela.
poi c'è Cosentino che rilancia in avanti, c'è il colpo di testa di Angeli, ancora Angeli che alza Campanile, poi va a staccare con la maglia numero 4 con Falonieri. La palla adesso è per Trovade. Angeli. La palla per Colombini, che poi va a allargare ancora per Angeli. Centralmente per Ciccone. Ancora Ciccone. Il tocco è per Cela con Opat che rinvia e il pallone toccato da Ciccone e mette il pallone in fallo laterale. Vantaggio importante quello del Prato, intanto altro cambio con Timothy Ekuban che a breve farà il suo ingresso in campo. Intanto c'è il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo, il cambio lo fanno adesso. Esce il 24, Perego, dentro il 20, no è Silla. Allora Babacar, Silla e non Ekuban, Timotei, ma bensì Silla in campo. Quindi, che prende il posto di Giorgio Perego, eccolo qua. Alessio Si, Babacar Silla, numero 20. Calcio di punizione del Sant'Angelo, attenzione perché la palla arriva proprio a Silla che la mette giù. Ancora Silla, lo attacca Cecchi, poi Meloni, Silla, la mette Silla con la palla che viene recuperata da Bertini che non la può trattenere, allora calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore del Sant'Angelo al minuto 30, mezz'ora esatta, ancora 15 minuti da giocare, più recupero con il Prato in vantaggio per 1-0. Silla ancora, sempre Silla, Ciccone, palla che termina in fallo laterale, la rimessa ancora per il Sant'Angelo, ancora Silla, Zazzi, prova a passare Zazzi, palla fuori, rimessa per il Prato, l'ultimo tocco è di Zazzi. Si è alzato il vento qua al Lungo Bisenzio con il Prato avanti al minuto 24 della ripresa grazie al gol di Isuf Cela. Poi la palla per Giordano Trovade che la gira, Renzi, la palla fuori, quindi rimessa per il Sant'Angelo. Tanto attenzione perché c'è un problema per Ciccone. Problema al flessore per Ciccone, vedo. Non è una bella notizia per il Prato perché Ciccone era stato uno dei migliori quest'oggi. Vedo si sta toccando il flessore della gamba sinistra. Subito fuori, infatti, non vuol rischiare Lucio Brando. E allora dentro Soldani. Con Ciccone che comunque fa cenno che avrebbe potuto anche proseguire ma meglio non rischiare. Dentro Soldani. Fuori Ciccone, autore davvero una bellissima prestazione. Uno dei migliori. Dentro Soldani. Cambia niente a livello tattico. Nel mercato di riparazione comunque il Prato ha preso giocatori importanti, il portiere Bertini decisivo anche quest'oggi, Sheriff Diallo, Oteso Ciccone, insomma buon lavoro fatto dal direttore sportivo Leonardo Calistri che ha saputo veramente trovare giocatori che stanno dando un contributo importante
alla causa biancazzurra con il portiere Bertini, che adesso si predispone per la battuta di questo calcio di punizione. Del Rosso, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa è ancora per il Prato, quindi l'ultimo tocco evidentemente è stato di un giocatore del Sant'Angelo, con Cecchi alla rimessa. Palla è per Trovade, che va poi da Cela, dentro Cela a cercare Renzi, colpo di testa di Cosentino, ancora Trovade, poi Renzi mette fuori ancora Opat, con la rimessa in favore del Prato con Nizzoli, poi Trovade, sempre Nizzoli, suggerimento in avanti, palla direttamente sul fondo quando siamo giunti al minuto 33 nel corso di questo secondo tempo. È un vantaggio importante che il Prato si è costruito con grande pazienza, c'era stato un prologo sfortunato con la traversa di Trovade, poi Renzi e Cela si sono avventati sul pallone, forse l'ultimo tocco di Cela, decisiva comunque la reattività di Renzi, e adesso il Prato dovrà fare un altro tipo di gara, cercare di difendere. È entrato Soldani, un giocatore fra le linee in meno, è rimasto solo Trovade, Ciccone era molto pericoloso, intanto c'è un giallo per questo brutto fallo ai danni di Angelo, il Prato beneficia di un calcio di punizione. Ammonito Gomez per questa sbracciata su Angeli, quindi è il terzo ammonito della contesa, il quarto complessivo se si aggiunge anche l'ammonizione subita da Lucio Brando. E intanto cantano le due tifoserie, davvero un clima molto bello perché sono davvero tanti anche i tifosi giunti da Sant'Angelo Lodigiano, soltanto da Pistoia, Stefano Chini, abbiamo avuto tifosi così numerosi. Intanto attenzione, seguiamo questa azione, poi il Sant'Angelo mi sembra che sia arrivato con il numero più ampio di tifosi. Sì, sì, forse qualcosina anche quelli del Ravenna, hanno una buona tifoseria che a volte costringe anche la questura di Sant'Angelo a limitare l'accesso agli ospiti e a limitare l'arrivo anche dei tifosi del Sant'Angelo quando giocano fuori casa. Comunque è importante avere queste cornici di pubblico che sono significative. A me sembra che Silla qui abbia toccato il pallone con la mano, si continua a giocare adesso, tanta forza fisica da una parte e dall'altra per cercare di scardinare una gara il cui equilibrio è stato spezzato dal gol biancazzurro. Meloni, Silla, poi il tocco di Soldani, Confalonieri prova a passare, poi c'è il fallo di Trovade, ammonito, ammonito Trovade. Trovade quindi ammonito per questo fallo sul giocatore del Sant'Angelo, e quindi calcio di punizione in favore della formazione allenata da Roberto Gatti. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di questa partita con il Prato avanti per 1-0, e sarebbe importantissimo ritrovare i tre punti. La battuta da parte di Meloni, poi la palla che viene gestita da Diallo con il tacco per Del Rosso, attenzione Del Rosso, Del Rosso, Del Rosso, la palla per Diallo che arriva come un treno, ancora Diallo, e poi il pallone recuperato ancora da Cela, con il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa è per il Sant'Angelo, mentre i tifosi del Prato sono già in clima derby Prato-Pistoiese di mercoledì l'8 di febbraio. Sì, però per arrivarci tranquilli bisognerebbe che il Prato sbrigasse la pratica odierna e poi quella con il Salso Maggiore, perché è bellissimo il derby, per carità, però io voglio che questa classifica sia più tranquilla possibile e il più velocemente possibile. Tanto c'è la sciarpata dei tifosi del Prato, Baggi,
Palla che viene recuperata ancora dal Prato con Diallo, 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 il tocco è ancora per Trovade. Attenzione, Trovade la mette sul secondo palo, troppo profondo. Con il pallone che termina direttamente sul fondo quando siamo giunti al minuto 38, 7 più recupero, Prato avanti per 1-0 al 24esimo della ripresa, il gol di Cela. Intanto Pesenti ha problemi ai pantaloncini, se li sta cambiando, no, se si è levato gli scaldamuscoli, ecco. Adesso rientra Pesenti senza pantaloncini. Viene ammonito Pesenti. Ammonito. Pesenti ammonito perché è uscito dal campo, si è tolto gli scaldamuscoli ed è rientrato senza preavviso. Ammonito. E adesso dovrà attendere l'autorizzazione del direttore di gara per rientrare. Giusto, il regolamento dice questo. Angeli. Palla per Baggi. Poi Opat, ancora suggerimento in avanti, Gomez, ancora Opat, Silla, pallone fuori con la rimessa che sarà ancora in vantaggio del Sant'Angelo, colpo di testa di Soldani, poi Cela, poi colpo di testa da parte di Cosentino, Renzi la mette giù. Va a servire Diallo, vediamo se parte Diallo, perché se parte non lo prendono mai, questa volta sbaglia con Falonieri. Va a servire il portiere Ferrara, rilancio lungo, la palla è per Silla, attenzione, attacca il Sant'Angelo, Silla lo attacca, Angeli, calcio di punizione in favore del Sant'Angelo, altro cambio, fuori Opat, dentro Benedetti. Quindi dentro Benedetti al posto di Opat, che era già subentrato nel corso del primo tempo al posto dello sfortunato Arpini. Allora adesso c'è il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo con Benedetti in campo in questo finale, al posto di Opat, come ho detto in precedenza. È pronto anche Aprili per il Prato. Palla viene gestita ancora dal Sant'Angelo, la palla dentro, attenzione Zazzi, ancora Zazzi la rimette, Colombini di testa, libera l'area. Adesso c'è il Prato in contropiede, Renzi, Renzi, ancora per Diallo, ancora Diallo, il suggerimento è per Cela, non ci può arrivare Cela, deve allargarsi con il pallone recuperato sempre da Cela. Adesso il Prato in contropiede fa paura, Cela porta a casa la rimessa laterale. Intanto entra Aprili. Entra Aprili e vediamo chi esce. C'è il cambio. Fuori Trovade, dentro Aprili. Vediamo. Si esce Giordano Trovade, entra Aprili, altra prestazione sicuramente di alto livello per Giordano Trovade. Con Aprili in campo per questi ultimi 4 minuti più recupero. Si fa vedere Renzi, c'è l'anticipo di Meloni, palla ancora in fallo laterale, rimessa ancora per il Prato, sempre con Nizzoli, Soldani, ancora Soldani che rimette il pallone, c'è Gomez, poi c'è Benedetti, Pesenti che mette il pallone in fallo laterale e quindi
la rimessa in favore della formazione del Sant'Angelo. Con Fallonieri in avanti, Colombini di testa, poi colpo di testa ancora di Colombini, la mette giù Zazzi che va da Gobbi, attenzione perché parte Gobbi, su di lui torna Cecchi, ancora Gobbi, suggerimento per Zazzi, prova ad entrare in area di rigore Zazzi, lo attacca Aprili, ancora Zazzi, tiene bene il possesso del pallone, giocatore con la maglia numero 17 del Sant'Angelo, salta l'avversario Zazzi, Colombini di testa, le ha prese tutte, bravo, la palla che viene poi rinviata dal giocatore del Prato con il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa di Meloni è sbagliata, la mette fuori inizio, e allora riparte ancora Diallo, la tiene Diallo, lo attacca Baggi, passa ancora Diallo, subisce fallo, per acclamazione il migliore in campo, non ce n'è per nessuno, questo è un giocatore davvero straordinario per questa categoria, Sheriff Diallo. Però non voglio portare male, hai parlato prima di Colombini, era quella fisicità che ci è mancata nel finale a Carpi. Metto tutte e due, dai. Assolutamente, ed era davvero sacrilego discutere Colombini come è stato fatto nella prima parte della stagione. Questi sono giocatori che per questa categoria sono delle assolute certezze. 44 sul cronometro, poi a breve il recupero, il Prato è avanti per 1-0 grazie al gol di Cela al 24esimo. Colpo di testa con il pallone recuperato ancora dalla formazione del Sant'Angelo, poi Soldani, poi Pesenti, Silla, poi Nizzoli, esce bene, poi Angeli rinvia a cercare ancora Diallo, c'è Baggi su di lui, pallone che termina fuori ma c'è il fallo di Baggi su Diallo. Su questa palla difesa si prende mezzo punto di vantaggio su Colombini, eh? Assolutamente, con anche la bella prestazione di Ciccone, la bella prestazione di Trovade, insomma un Prato che quest'oggi ha giocato bene. E qua intanto le statistiche parlano di un Prato che arriva quindi, se non vado errato, al quarto risultato utile consecutivo, e quindi insomma davvero un bel andamento con il calcio di punizione in favore del Sant'Angelo. 6 minuti di recupero, questo è un arbitro a cui piace dare il recupero ampio, eh? Che 6 minuti sinceramente, bah, vabbè, allora si gioca fino al 51esimo. Il primo tempo potevo essere d'accordo sulla concessione del recupero, la 6, ha ammonito anche Bertini per perdita di tempo. Ammonito quindi anche Bertini con il rinvio da parte dello stesso portiere del Prato, Baggi, poi Gobbi, lo attacca Soldani, recupera un bel pallone, si gioca per il vantaggio, e allora Cela che va da Diallo, ancora Diallo, Diallo prova a portarsi a spasso tutta la difesa del Sant'Angelo, poi la palla che viene recuperata da Nizzoli, sempre Nizzoli, pallone che termina fuori, rimessa per il Sant'Angelo, altro cambio per il Prato, pronto Ba con il rinvio di Colombini che va addirittura a cercare il portiere Ferrara, rinvia lungo Ferrara, stacca Angeli, poi Aprili. Adesso la gestione del pallone affidata a Nizzoli che rilancia in avanti, ancora Baggi di testa, Renzi la può gestire, prova a passare Renzi, c'è il fallo di mano fischiato a Confalonieri, allora il cambio, adesso lo fanno. Ancora non ha autorizzato il cambio.
si fa il cambio, eccolo. Allora, dentro Ba. Vediamo chi esce, appena viene alzata la lavagnetta. Esce Sheriff Diallo. E quindi la standing ovation per Sheriff Diallo, che viene tolto dal campo al suo posto dentro Ibrahim Ba. Eccolo Diallo che esce dal campo al minuto 48, quindi ci sono altri 3 minuti e mezzo, perché ora bisognerà andare al 51 e 30. Con Diallo che scherza con Brando. E con Soldani che la rimette in gioco. Benedetti rilancia in avanti a cercare Silla con Aprili che mette il pallone in fallo laterale, rimessa per il Sant'Angelo. Con la rimessa troppo avanzata da parte del giocatore del Sant'Angelo, quindi cambio di rimessa. La rimessa adesso arriva al Prato. Siamo al 49esimo, ancora 2 minuti e mezzo. 1-0 per il Prato. La rimessa in avanti a cercare Renzi, pallone ancora in fallo laterale. La rimessa ancora in favore della formazione biancazzurra, che adesso ovviamente non ha nessuna fretta. Ancora Renzi con il pallone che termina in fallo di fondo o laterale, vediamo. È calcio d'angolo. Vediamo, non ci sto capendo niente, il gioco è fermo con il direttore di gara che sta indicando la ripresa del gioco, vediamo come. È una rimessa laterale per il Prato. Vabbè, tutto tempo che passa, dai. Ha rimesso il Prato in campo il gioco. Stacca Ibrahim Ba. Poi Del Rosso alza campanile, Meloni non riesce però a controllare, pallone che termina fallo laterale, la rimessa comunque ancora per il Prato, stiamo entrando negli ultimi 40 secondi, ancora 40 secondi, la palla recuperata ancora per un attimo da Renzi. C'è il calcio di punizione con il Sant'Angelo che avrà l'opportunità di giocare questa ultima palla. Allora ancora una manciata di secondi, poi tutti a fare la doccia. La battuta di Ferrara. Stacca Benedetti, poi Pesenti, rinvia Cecchi, poi Baggi di testa. C'è il fallo e il fischio finale, il fischio finale. Il Prato ha battuto il Sant'Angelo per 1-0, decisiva la rete realizzata da Isuf Cel al minuto 24, una vittoria importantissima per il Prato che quindi prosegue la propria striscia positiva e quindi mette in carniere i 3 punti. Io ringrazio Stefano Chini per il commento tecnico, la nostra Martina Raffanelli per le riprese, Paolo Innocenti per la regia. Ribadisco il finale dal lungo Bisenzio, il Prato ha battuto quindi il Sant'Angelo per 1-0. Ringrazio voi tutti per l'ascolto e do l'appuntamento alle prossime gare del Prato in esclusiva su TV Prato. Alla prossima, buon proseguimento di serata.